tu ammetti, quanto è diffuso il BIM tra gli studi di progettazione e di architettura? Allora, il BIM si sta diffondendo, si diffonde sempre di più. Ricordiamoci che il prossimo anno è l'anno in cui, secondo il decreto Barattono, dovrà iniziare a entrare anche nel campo della progettazione pubblica. Gli architetti si sono accorti che il BIM non è soltanto un argomento di discussione, ma un argomento di lavoro. Noi auspichiamo, facciamo politica in questa direzione affinché molti lo intendano anche come un'opportunità di lavoro. Io credo che inizi a diffondersi. C'è ancora una grossa difficoltà nel mondo degli studi di architettura nel capire qual è il ruolo di un architetto all'interno del processo BIM. Noi crediamo che sia un ruolo fondamentale, sia un ruolo iniziale, ma credo che una delle difficoltà più grosse in questo momento è proprio capire come si ristrutturerà tutta la filiera della progettazione a partire dall'architetto, dal progettista, allo strutturista, all'impiantista. Alcuni architetti pensano ancora che l'architetto stia fuori da questo ragionamento e possa intervenire poi successivamente il tema del BIM. Noi crediamo di no, il BIM è la nostra matita, è la matita del futuro, è una matita che in questo momento ci chiede grandi sacrifici, ma che credo la categoria stia poco per volta affrontando. Secondo lei è necessario un piano edilizia 4.0 sulla falsariga dell'industria 4.0 per agevolare e spingere la digitalizzazione del settore delle costruzioni? Assolutamente sì, il Consiglio nazionale lo sostiene da tempo. Io mi ricordo che al SAIE proprio l'anno scorso parlai di un piano Marshall da questo punto di vista, il concetto è lo stesso. È innegabile che l'upgrade che ci chiedono, l'innovazione che ci chiedono, l'innovazione che all'inizio è pesante, comporta infrastrutturazione, comporta formazione, comporta anche una crescita culturale, però è assolutamente necessario. Ci vuole, noi lo chiediamo al governo, è fondamentale. Io credo che senza di questo rimarremo indietro. Non ci vuole solo questo, a lato di un aiuto economico ci vuole anche, secondo me, il comprendere anche a livello legislativo che il mondo della digitalizzazione cambierà sostanzialmente la struttura degli studi professionali. Dobbiamo inventarci delle forme di aggregazione diverse, però io lo credo anche, aggiungo e poi termino, io l'ho chiesto anche in Commissione Barattono, credo il BIM sta diventando obbligatorio nel campo dei lavori pubblici, è necessario che il decreto parametri venga adeguato, un progetto fatto in BIM in questa fase è un progetto più complesso, è un progetto che richiede più lavoro, quindi i compensi devono anche aumentare. Il Consiglio Nazionale degli Architetti come si sta muovendo a riguardo? Il Consiglio Nazionale Architetti sta cercando di fare innanzitutto di parlare molto di questo argomento, non perché sia un argomento solo di quale parlare, ma perché è un argomento che riguarda anche la cultura, il mondo digitale è un mondo diverso dal mondo analogico, è un mondo in cui la progettazione architettonica è fatta sulla scorta di numeri. Noi siamo da un lato convinti che il BIM sia comunque uno strumento, per quanto uno strumento di progettazione, non è la vera rivoluzione, però siamo molto interessati innanzitutto a capire e a tutelare il progetto come atto dell'intelletto, come momento creativo e quindi a sottrarlo da certe logiche di automazione che sono un po' insite nel ragionamento del BIM. Detto ciò, facciamo una grande politica però verso i nostri iscritti, verso tutti gli architetti italiani per cercare di far passare questo messaggio che il BIM è il futuro e che il BIM non sottrae nulla alla progettazione architettonica, anzi l'arricchisce, ma che è una cosa da farsi. Lo facciamo anche con delle campagne di formazione, adesso abbiamo preparato una pubblicazione che uscirà fra poco, lo facciamo in tutte le sedi possibili.